qui, come sapete, Salvini se la prende con un funzionario di polizia che secondo lui non avrebbe, diciamo, tenuto a bada anzi, i manifestanti pazzesco. Contro Salvini. Pazzesco. Pazzesco. Roba da Orban. Ma che Orban? Normale, Orban, secondo te? Normale. Se l'è presa con un funzionario di polizia, ha sbagliato. Normale. Ha sbagliato. Se l'è presa con un funzionario. Come se non fare Steve Bannon. Ma non lo so, non so i dettagli di ma quello come? Che è successo. Allora non mandarlo in onda. Non so i dettagli. Le immagini le abbiamo viste. Ma sì, no? Ma secondo me se l'è presa con un funzionario di polizia, come è presa, ha sbagliato. Coraggio, ma vai a fare in culo. Forza! Ma vai a cagare. Coraggio, io a me il coraggio, non me la devi nemmeno chiedere. Ce n'ho da vendere, ce n'ho. Mica sono un caga sotto come te. Quando uno governa, mica sono un caga sotto come te. Ma io attacco il governo, tu non mi sembra lo faccia mai. Come? Hai mandato un audio, eri qui a difendere il ministro dell'interno. Ma chi difende? Ma in genere i giornali stanno all'opposizione, fanno le pulce a chi governa, non il contrario. Ho capito che ormai si vive in una cosa in cui ti fa più comodo. Ma che più comodo di che? Ma non rompere i coglioni con queste stronzate. E poi l'elite sarei io. Ma non ho mai lisciato il pelo a nessuno, al contrario di te. Ma non rompere il cazzo. Sarei io l'elite, sarei io l'elite, voi l'elite. Allora ragazzi, oggi a Roma è comparso un manifesto contro l'aborto, è praticamente un'altra trovata di un'associazione pro vita, l'associazione pro vita. Non ho sostenuto nessuna associazione pro vita. Andando al loro congresso, non ho sostenuto nessuna associazione pro vita. Sostenuto alcuna associazione pro vita. C'è l'audio. È molto diverso. C'è l'audio. Giù il microfono perché sta dicendo delle puttanate per cui lo potrei querelare e portare in tribunale. C'è l'audio. Non mi rompere i coglioni, non mi rompere il cazzo con queste puttanate. Sai benissimo che non ho sostenuto nessuno, per cui non continuare a rompere il cazzo, perché non ho sostenuto nessuno. Non mi rompere i coglioni, chiaro? Ma che cazzo dici? Non ho sostenuto nessuno. Ma vai a fare in culo. Tu e mio nonno, vai a fare in culo. Ma vai a non rompere il cazzo. Eri sul balco. Ma giù, non rompere il cazzo. Ma vai a fare in culo. Rivendicalo. Ma non rompermi il cazzo. Eri sul balco di questi. Giù, ma fallo sentire. Giù. Mamma mia, giù. Buttate giù il microfono a sto menzognero. Altro che falsari, gli dovrebbero portare in tribunale 40 volte per le cazzate che dici. Non ho sostenuto nessuno. Ma che cazzo c'entra, imbecille? Ma non c'entra un cazzo, giù. Allora, uno di questi che ha presentato questo, che ha creato questo manifesto, si chiama Tony Brandi. Tony Brandi. Ma non rompermi il cazzo, giù. Giù sto cazzo di microfono, giù. Tony Brandi, bravo, sì, Tony Brandi. No, ma non sto calmo un cazzo, non ho appoggiato nessuno, è un altro discorso. Non togli nulla. Non ho appoggiato nessuno, continua a rompere il cazzo. Pro vita, un'associazione pro vita, non ho appoggiato nessuno, chiaro? Sono a favore dell'aborto 100.000 volte, molto di più di quanto non lo sia tu. Per cui non rompermi i coglioni. Associazione pro vita, guidata da Tony Brandi, il quale ha fatto questo manifesto per Roma. Io non capisco che male ci sia in questo manifesto, francamente. Capisco. Nel fare... L'hai sostenuto. Vabbè. Ottaviano da Lecce, basta, non voglio più parlare di questa cosa. Ottaviano da Lecce, dai. Non voglio litigare. Fallo sentire. Ottaviano da Lecce, dai. Ottaviano da Lecce. No, non ne voglio parlare, non mi interessa. Non mi interessa parlare con te sulla base di menzogne che dici. Ma l'avete sostenuto Ottaviano. Voi, no io. Sì, non sono andato io. L'ho sostenuto, sì. Non ero io, sì, a Verona. Sono ragazzi, contro l'aborto. Sono contro l'aborto. Vabbè, però sono contro l'aborto. Sostenerlo. Sono contro l'aborto. Io non andrei mai. Sono una contro cosa l'aborto. In cui Ottaviano da Lecce. Sono contro l'aborto. Te lo dico così sei contento. Ottaviano da Lecce. Male. Ottaviano sì, da Lecce. Buonasera. Tanto. Solo una premessa. Se non dici così non si azzitta, così lo azzittito e non rompe il cazzo. Dai, Ottaviano, dimmi. Mi sente? Sì, dimmi. Non parli, solo una premessa, io condanno qualsiasi forma di violenza. Dimmi. Commessa.